Colpo di scena. I hate Shelly. Io odio Shelly in italiano. E il bro sta usando Shelly. Giusto, è giusto. Ragazzi, siamo nel Reddit di Brawl Stars. Ne vedremo delle belle. Abbiamo un Dynamite, attenzione. 4 power up, 10 power up il bro Sam. Vediamo un po' come se lo gestisce. Ok, lui intanto è uno di quelli che fa tutti questi saltellini con la star power. Vediamo se riesce a buttarlo giù. Dio, per il momento si sta allontanando. Fa avanti e indietro, non si capisce nulla. Io ste blaze non le saprei fare mai nella vita. Ma niente, il Sam se ne va. Attenzione però perché, ok, adesso è nuovamente rimasto da solo contro il Sam. Certo, 11 power up non sono pochi. Il campo qua perché si sta anche stringendo, vediamo un po' come riuscirà il nostro Dynamite. Eccolo che riparte il Sam, attenzione. Vai bro, ce l'hai più o meno, mamma mia, rischiosissimo qua, però riesce a saltare in tempo. Ma la super, basterebbe colpirlo con quel bombone ed effettivamente no, non lo lancia, il nostro amico deve aspettare. Ha ricaricato tutta la vita. A che gioco stiamo giocando, bro? Lo vogliamo killare sto Sam oppure no? Madonna santa, è impazzito, si avvicina tantissimo, fa robe, gadget, stunna, ha ripreso il bombone, lo spazio è sempre più stretto, salta, tira il bombone, fa robe, ritorna indietro, un altro bombone. Come fate a prendere il bombone in manco tempo? Ragazzi, io non ci ho capito nulla, non so voi. Intanto qua siamo nella modalità dell'evento che c'è stata in questo weekend. Asmodata 16. Ragazzi, ma che è sto casino? Tutti dorati, sti robottoni. Come hanno fatto a vincere? Ad arrivare anche a Asmodata 16? Cioè, è difficilissimo, raga. E la torretta è ancora al 100%, tra l'altro. Qua hanno sovrapposto torrette su torrette nella cassa centrale. E hanno comunque una Pam, una Jessie. Non capisco il terzo brawler quale sia. Però è pazzesca sta cosa. Io una roba del genere non l'ho mai vista. E a te, ma cioè, guarda, tutti appiccicati sono. Finalmente stanno anche hittando la torretta. Io in tutto questo, ah, sono due Jessie e una Pam, ok. Tutti morti, mancano 3 secondi. Ecco qua, però in teoria, se avessero perso all'ultimo sarebbe stato veramente content. Wow. Qua raga, molto interessante la questione. Possiamo vedere l'andamento di Clash of Clans, Royale, Heyday e Brawl Stars nell'ultimo mese, tralasciando i download. Però Clash of Clans e Clash, cioè Clash of Clans 19 milioni di fatturato, Brawl Stars sono 3 milioni. Questo significa che in realtà Brawl Stars, tra tutti i giochi della Supercell, è quello meno pay to win. È anche vero che con i bling e i crediti ora la gente ha meno voglia forse di shoppare, che per carità è una cosa buona, è tanta roba. Procediamo. Qua siamo direi nelle mappe della community. Jackie con 19 power up contro il nostro bro qua che ne ha 3. Vabbè, giustamente qua se l'ha gestita in un modo, non ho capito bene. Ha usato la super, il Gray per andare in mezzo al campo, però la Jackie ha usato la, da notare tra l'altro la Jackie che manda le motte del clown, quindi bello. No, comunque ho capito la place. Quello che non ho capito è come ha fatto la Jackie a teletrasportarsi, dato che stava qua in fondo, cioè era comunque distante dal teletrasporto. Quindi il Gray si è avvicinato per attivarlo e la Jackie c'è entrata così. E vabbè, direi che il teletrasporto ormai era bello che fuori safe, ha vinto così. Molto particolare. Poi abbiamo Brawl Stars cinese che mette le skin argentate con le gemme. What? Per chi di voi non lo sapesse, raga, Brawl Stars in realtà in Cina proprio dei server separati, non so perché, però è proprio un altro gioco e da sta cosa possiamo capirlo. Che cos'è? Aiuto. Spero sia fake. Oh, qua intanto è ritornato il bro, quello che faceva i brawler col Pongo Dash, quello che è. Qua abbiamo il nuovissimo brawler Cordelius, l'ha realizzato in questo modo. Beh, carino. Oddio, che è questo il corvo? Questo non mi piace proprio, però Cordelius figo. Non so se è sempre lui, no, forse, vabbè, comunque se avete visto i vecchi episodi c'è uno che fa sempre queste cose. Procediamo, altra blaze. Qua siamo, che mappa è questa? Mappa della community o mappa normale? Vabbè, fatto sta che abbiamo un Leon contro un Lou. Attenzione, fight incredibile. Ma da dove è uscito il... Ma ragazzi, il buzz, ma cosa? Scusatemi, ma sbaglio o è uscito dal basso all'improvviso? Ho visto bene? Lol. Cioè, ma scusatemi, ora esce da qua e dovrebbe in realtà si trasporta là. Che cos'è successo, ragazzi? Cos'è? Qua abbiamo un altro artista, però stavolta con i Lego. Il bro ha costruito Energetic, molto carino. Sì, anche il back è fatto, forse meglio il back che la parte davanti. No, beh, dai, non esageriamo. Davanti abbiamo anche questa parte più decorativa. No, bello, ci sta, molto carino. Wow, sono così fortunato, io amo Brawl Stars. Eccola, gadget, la ricompensa peggiore che tu possa trovare. Tra l'altro, questa immagine, attacco dei giganti, a breve uscirà l'ultima parte finalmente dell'anime, sono in mega hype. Fatemi sapere nei commenti se voi avete visto o letto l'attacco dei giganti. Hank, quando è stato rilasciato, sbroccato. Hank dopo un mese, beh, è stato nerfato, ma ancora è bello aggressivo. Hank dopo il secondo nerf è diventato un po' sbocco, a quanto pare. Effettivamente, sì, sono abbastanza d'accordo. E io ci avrei messo Hank prima ancora del release, quello che ho provato io nell'app sviluppatore, che era ancora più sbroccato. Ma questa è un'altra storia. Pov, sei Mortis. Oh, vabbè, Mortis sarebbe quindi Stewie. E
Eccola. Vabbè, effettivamente, ragazzi, Mortis contro Shelly, il Mortis a vita corta. Cioè Stewie. Gratta e vinci. Eccola. Sempre Shelly. Niente. Poi abbiamo una fusione molto content. Janet e Stu. Che... sì. Ma procediamo. Abbiamo una Blaze. Questa bella. Dove va? Sta andando nei meandri della mappa. Ha usato il gadget. Comunque non sei invisibile. Ti vedono. Attenzione. Oddio. Ragazzi. Cosa? Ma che Blaze ha fatto? Ha fatto il trick shot migliore della storia. Ha fatto i rimbalzini astrali su sti cactus. Ha preso alla fine la nita così spaziale. E l'ha anche killata. Meno male. Anche se qua è contro il primo... oddio, forse è anche riuscito a sopravvivere. Ecco, vedi, sempre a proposito di Hank, abbiamo pre-nerf, che era enorme, mastodontico. Dopo il nerf è diventato un secco. Non è più un gym bro. Succede tutte le volte. C'è la missione di rapina, di fare 80.000 ripristini. Beh, vabbè. Ci sono anche missioni peggiori, secondo me, dai. No, che effettivamente non ha tutti i torti, perché mi viene in mente un pocio, una pam, che va bene per questo tipo di missioni. Ma comunque c'è anche il tasto per cambiare le missioni. Quindi, bro, sei a posto, tranquillo. Corvo remodel, essere tipo... Vediamo. Ok, ok, molto anime sta scena. Ok. E ora... ok, non so che anime sia. Oh, attenzione, abbiamo un drop leggero. Vabbè, mi ha già spoilerato nel titolo. Trovo una star power. Ragazzi, che sbocco però trovare ste cose nei drop leggendari. Mannaggia. Sempre meglio di un gadget, per carità. Perché il gadget vale 1000, almeno questa 2000. Quindi, ok. Qui abbiamo star drop in poche parole. Vediamo un po'. Raro. Tutto raro. Sembra raro, ragazzi. Tutto raro. Proprio. Sì. È sempre raro. Oddio, alla fine un leggendario. Però con gadget, per forza. Bro, per il meme. Ah, carica. Giusto, anche questo, è vero. Vediamo un po', schermo intero. Bro, lo sappiamo, è un gadget, dai. Tutto questo video per bere qualcosa di buono non è possibile. Se non carica addirittura vita. Bro. Niente, alla fine è esploso. Ecco, sempre il bro artista di prima del Pongo. Ha fatto anche il Dynamite. Non ce l'aveva ancora deliziato nelle scorse puntate. Potrebbe anche essere. Beh, comunque ha una faccia un po' inquietante. C'è qualche dettaglio nella faccia che stona. Ah, qua c'è anche un Carl intanto. Carl tipo è fatto molto bene. In realtà anche il Dynamite però... oddio, perché? Ma che telefono ha? Tutto sfocato. Tipo Willow, Mandy e Chester. Me li ricordo dei vecchi episodi. Comunque, cioè, se avesse un'espressione un po' più sobria sarebbe meglio, ecco. Qua abbiamo una pubblicità, mi sa, di Brawl Stars. Cioè, di insomma, una truffa di Brawl Stars. Assolutamente, ragazzi, aggiornata quei tempi. Il logo attuale, la cassa è quella di adesso. Cioè, tu ci hai speso dei soldi, del tempo per creare una truffa e poi sbaglia ste cose. Dai, eh. Comunque, raga, mi raccomando, non cascateci mai ste cose, perché non esistono modi per avere gemme gratis, soprattutto con generatori o cose. Insomma, state attenti, eh. Qua abbiamo una reazione a una star drop. Vediamo, ok, vabbè, non penso sia vero. Però vediamo. Raro. Eccola. Ragazzi, era palese. La reazione è corretta, giusto? E ragazzi, direi di chiudere con questa chicca. Magari senza canzone che copyright. Ovviamente lobby con solo Colt. Nulla di strano, perché siamo su caccia al boss. Già negli scorsi giorni abbiamo visto un video a riguardo. Mi sposto un attimo, così possiamo notare assieme la meravigliosità di questa modalità. Cioè, che in realtà è anche soddisfacente. È bello da vedere, ragazzi. Partita che dura mezzo secondo. Bellissimo, bellissimo. E dunque, ragazzi, direi che per questo episodio possa essere tutto. Mi raccomando, qualora vi fosse piaciuto, un bel like per altri episodi. Iscrizione con campanellina. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.